Dottoressa Colella, parliamo della giornata mondiale contro il tabacco, una giornata che ha visto la Lilt impegnata, con le scuole. Dobbiamo sempre ricordare quelli che sono gli effetti nocivi dovuti al consumo di tabacco, una situazione supportata da numerose ricerche epidemiologiche sperimentali, proprio per far comprendere quello che è il nesso causale tra l'abitudine di fumare tabacco e tutte le neoplasie che purtroppo vengono a verificarsi, oltre al discorso che il fumo di tabacco è una vera e propria dipendenza. Attraverso i nostri progetti, come per esempio questo che noi abbiamo realizzato in questi ultimi 2 anni, l'Ilt Smoking Free School, ha visto proprio la partecipazione all'interno delle scuole, di interventi mirati a dare l'opportunità ai giovani di prendere sempre più consapevolezza di questo nesso causale, quindi della dipendenza, degli effetti nocivi e venire sempre più a conoscenza di quello che significa fumare tabacco. Non vi ha fermato nemmeno, dobbiamo dire, il Covid e avete fatto questi incontri online e soprattutto qual è stata la risposta degli studenti, dei ragazzi? Beh, gli studenti hanno partecipato in maniera entusiasta anche con incontri a distanza, quindi il Covid, no, come lei ha detto, non ci ha fermato, ci ha dato l'opportunità di riorganizzarci grazie comunque alla presenza delle scuole, dei dirigenti, degli insegnanti e dei ragazzi stessi. Hanno fatto una serie di percorsi a distanza con esperti, pneumologi, oncologi, nutrizionisti, psicologi, hanno fatto dei percorsi di fit walking, che come sappiamo è la camminata veloce inventata dai gemelli olimpionici Maurizio e Giorgio Damiano. Hanno fatto dei percorsi artistici molto interessanti, guidati da Marco Pupa dell'Accademia Croma, e attraverso queste esperienze hanno messo in campo dei video chiamati appunto Storie in Fumo, realizzate proprio da questi ragazzi degli istituti interessati. Quindi dobbiamo dire che è necessario ancora oggi dire che il fumo fa male, che quindi c'è, anche se è una libera scelta, bisogna informare i giovani perché abbiano una qualità di vita migliore. Sì, l'intento del nostro progetto è stato proprio questo, continuare a stimolare questi giovani a prendere sempre più consapevolezza dell'opportunità, della grande opportunità che hanno di poter scegliere e di poter decidere se fumare o non fumare sulla base di conoscenze, di informazioni, sensibilizzazioni che tutti gli esperti di questo progetto hanno messo in campo. Il progetto ha avuto una durata di 2 anni, quindi ha coinvolto 3 province, ha coinvolto 6 istituti scolastici, 300 ragazzi, 30 adulti, quindi abbiamo davvero cercato di coinvolgere, partendo dal microcosmo che è la scuola e quindi gli studenti, fino ad raggiungere il macrocosmo che è quello proprio sociale. E quindi speriamo davvero che questi giovani possano essere portatori di queste buone informazioni e coinvolgere compagni, colleghi, amici ad avere una visione, un'immagine del non fumatore come la persona migliore. Io la ringrazio, dottoressa Colella, per questa intervista. Avremo modo di parlare diversamente di persona proprio di questi argomenti perché comunicare ai giovani è fondamentale, ma non solo ai giovani, credo.